particolari, quindi si trovava in una, come dire, luogo direttrice di collegamento tra la parte costiera e l'entroterra, tra il nord e il sud. In questo sito, in quest'area che già era stata colonizzata dai Volsci, si ricorda la famosa Camilla, regina dei Volsci, una giovane fanciulla che viene allevata qui e diventa una regina temibile che contrasta l'invasore con grande forza, ne parla Virgilio, ne parla Tetonio, ebbene santo non c'è perché gli eventi si svolgono in un tempo nel quale San Tommaso santo non c'è ancora. E sono eventi che vanno della sua vita dalla fine del dicembre 1273 fino al 6 marzo 1274, che è il giorno che precede la morte. E questi quattro mesi, dicembre 73 fino a marzo 74, sono veramente un vuoto, un mistero della biografia di questo personaggio che qui ha deciso di morire proprio. A una domanda di una persona che gli chiede per quale motivo malato vuole andare a Fossanova, lui risponde, dice perché l'ho scelta, usando una citazione biblica proprio, dice prelegi eam. E sono delle frasi così inquietanti dove uno non capisce bene come e perché abbia scelto questo posto. Altra frase misteriosa che pronuncia in quei mesi, in quegli ultimi giorni anche, è che tutto quello che aveva scritto era diventato paglia. Lui dice omnia mea, lo dice al segretario Reginaldo che era di Priverno, omnia mea sunt palea, dice. E questa è un'altra cosa strana. Allora, l'opuscolo che andiamo a recitare insieme con Andrea Zaccheo della scuola teatrale Pontina, se mi posso permettere, sì. O devo essere più generale? È un piccolo spazio, un piccolo teatro che si trova a Sezze Romano ed è gestito da Ditta Ceccana e Giulia Borretti, che sono i direttori artistici di questo teatrino e i registi della nostra, cioè abbiamo una compagnia di ragazzi, quindi ci fanno anche da registi per le nostre produzioni. E io ringrazio Andrea, ringrazio anche il maestro che lo ha indirizzato attraverso Fabrizio, quindi c'è tutta una serie di contatti, diciamo così. E l'idea, diciamo, dialogica e anche teatrale nasce dal fatto che il libro, il racconto si presta, e vi dico in due rapidissime parole di cosa si tratta. Un personaggio che si chiama Goffredo, un sacerdote, un religioso, si trova a passare nell'anno 1333 a Fossanova. Alla fine di dicembre si ferma qui al seguito di un principe francese e comincia ad interrogare gli ultimi testimoni superstiti di quegli eventi che si erano appunto verificati 60 anni prima. San Tommaso muore nel 74. E siamo appunto circa 60 anni dopo. Alcuni di questi erano ancora vivi, novantenni o anche più che novantenni. Ha la possibilità anche di entrare nell'archivio e nella biblioteca di questo luogo, perché se oggi Fossanova è assolutamente spoglia di manoscritti ed è uno dei misteri più grandi della storia della Chiesa occidentale, dove sono finiti i manoscritti di Fossanova, la biblioteca, le pergamene, non c'è più nulla. Nel 1333 può ancora vedere e leggere alcune cose e interrogando questi testimoni alcuni di questi dicono cose che non avevano mai detto, non le avevano dette neppure 10 anni prima, quando San Tommaso era diventato santo appunto. C'è un processo di canonizzazione, vengono convocati molti di questi religiosi fossanovesi a dire la loro, dovevano dire se San Tommaso aveva fatto dei miracoli.
e raccontano vari miracoli, ma si scopre adesso che tacciono molte cose. Io intanto sono Maurizio Carini, Italia Medievale, mi sono occupato della direzione artistica della manifestazione, quindi spero con qualche risultato positivo e con qualche difetto dovuto anche un po' al fatto che è un'edizione completamente nuova rispetto a quelle precedenti di questo appuntamento, e non rubo altro tempo ai relatori perché penso che abbiano cose ben più importanti delle mie da raccontarvi, e direi di cominciare subito con padre Raffaele Pasquale, e non vi dico altro che nome perché mi perderei nei titoli con rischio di non ricordarmi esattamente quali sono. Quindi buon ascolto a tutti e vi ringrazio di essere qui in questa circostanza e in questo calore che ci circonda e che ci, come dire, ci impone una sorta di sauna culturale. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti, è un grande piacere essere oggi qui con voi. Proprio in questo posto così importante, così emblematico come Fossa Nuova, in questo anniversario della morte di San Tommaso d'Aquino. E io provo, devo dire, una emozione di essere qua. Non è la prima volta che sono venuto, però sì, è la prima volta che sono entrato proprio all'interno del monastero, potrei dire. Ed essere in questo posto, essendo io lo studioso di Tommaso d'Aquino, ovviamente un momento importante. E io vorrei cominciare con un piccolo aneddoto. Nel 1959 ci fu un giovane professore che cominciava a insegnare teologia fondamentale all'Università di Bonn in Germania e tenne una produzione inaugurale e scelse come titolo proprio il Dio dei filosofi, il Dio della fede. Questo titolo ci richiama un po' quella contrapposizione che faceva Pascal in quel testo che lui aveva scritto, che si chiamava Il Memoriale, non so se voi lo conoscete, uno scritto che lui aveva fatto in un momento della sua vita che era molto importante. Lui aveva avuto una specie di esperienza mistica ed era così impressa nella sua vita che lo aveva scritto in un pezzo di carta che portava sempre con sé e che è stato scoperto dopo la sua morte. Ha scoperto questo pezzo di carta dove c'era questo testo, e sicuramente avremo sentito questa contrapposizione: il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti. Io finisco qua, io vi ringrazio dell'attenzione, spero di non avervi annoiato e ben tolto. Ciao a tutti. Allora io ringrazio Raffaele Pasquale e mi farebbe piacere sentire un secondo l'assessore alla cultura del comune di Priverno che ci ospita e che ci onora della sua presenza, Elvira Picozza, che credo porterà benvenuti, intanto grazie per la disponibilità e l'attenzione che avete avuto per dedicarci a questo momento così importante. Per noi è un'emozione davvero, ogni volta, anche se siamo cittadini che abitualmente a vario titolo ci teniamo in questi luoghi, ma ogni volta è un'emozione sentir parlare poi di San Tommaso e della sua dottrina. Bene, buonasera a voi tutti, ringrazio il dottor Carini e i suoi collaboratori per la sua visita ospitalità. Mi presentava dicendo che io sono un professore di storia della filosofia medievale all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, proprio qui alla mia sinistra, contingentemente il mio decano, il mio superiore, padre Mario Squanza. Mi sono piacere di incontrarlo, sia in quest'ultima volta che sia dell'esame di 2 mesi fa. Bene, voi avete una grande fortuna. Adesso io non sto parlo a fossanovesi, ad abitanti di Priverno, non per Priverno, no, originato da Priverno. Tommaso d'Aquino morì il 7 marzo 1274 e a Fossanova
assistito spiritualmente al sacerdote, il suo ministro viatico, il Baristiere, ascoltò l'ultima comunione da parte di Reginaldo Davanda di Verno. A Reginaldo da Viverno una solennità, un compendio teologico, breve e incompiuta somma di teologia. Molte cose da già dette il mio decano. Non è che ci cominciamo citando Pascal, ma anche io faccio riferimento a Pascal nel 737 e dare inizio al giudizio di Pascal. Pascal dice che ciò che è più o meno, ciò che è difficile non è dire le cose difficili in modo difficile, né evidentemente dire le cose facili in modo facile, tipo fa caldo, ma dire le cose difficili in modo facile. Dice che questo la capacità di parlare, non so, dell'arcano, della misericordia del Padre, in termini semplici, la memoria trasmettita di nostro Signore Gesù Cristo. Noi partecipiamo della sua sapienza, di Lui che è la sapienza, facciamo quello che possiamo, evidentemente. Però cerchiamo sfida. Sto dicendo, il 7 marzo 1874 muore Don Maso, e quindi parlando a chi è di Viterbo, di Fossanova, anche ai convenuti, è una grande fortuna per voi. So che Kingsberg ospita le scene di Kant, Hegel, Heidegger, Aristotele, Platone, Bonaventura, Cartesio, Locke, Leibniz, che fa con filosofia, ricorderà, e Tommaso d'Aquino. Ora, non contro, come ha detto padre Raffaele, ma distinguendo la fede, la ragione, la natura e la grazia, quindi soltanto San Tommaso d'Aquino, ma Tommaso è anche uno dei più grandi speculativi. Francesco parla di sorella, ma Tommaso prima questo parla di sorella ragione, non dea, ma sorella. Grande Chesterton, leggete se avete letto durante quest'estate, che siamo a metà dell'estate, un'opera intitolata The Dumb Box, il Buemuto, parla di Tommaso d'Aquino, Buemuto perché parlava poco, poi non era grasso, era grosso, sangue romano, ma sapete, l'aneddoto era a scuola di Alberto Magno in Colonia, e gli cantero a terra di appunti. Parlava mai Alberto di maestro, che mi raccolse, vide che quello che ha portato Tommaso sullo stile medievale c'era anche di quello che aveva comunicato Alberto, e disse: voi lo chiamate bue, ma io vi dico che dei mugiti di questo bue un giorno sarà la Chiesa. A Monte San Giovanni Campano, che l'avevo promesso, dove lo rinchiudono per fargli passare la vocazione, cercano lo scandalo. E quindi infilano dentro quelle segrete e possono dare forza a questo refettorio. Povera ragazza della zona, faceva il mestiere, come si dice, faceva la prostituta. Quindi voi pensate, questi nobili uomini, bravi cristiani, poveri, genitori e fratelli maggiori di Tommaso d'Aquino, e Tommaso d'Aquino lì è umanissimo, perché siccome era perfettamente normale dal punto di vista fisico, e come dice il biografo, sentiva il fome, sono concupiscenze, prende il tizio e glielo tira. E io penso che quella povera ragazza, forse mi immagino, una volta avevo scritto una biografia di San Tommaso, poi mi è andata per lui, l'ho scritta 14 anni fa, l'avevo cominciata forse a morte. Perché lui muore il 7 marzo del 1874 presso il Benedettino. E io penso che lui avrà ripensato questo chiudo, quando a 6 anni i genitori lo avevano portato un plato, stanno qui a si chiude l'anello, no? Perché lo volevano ricco a parte per lui. Quotizione Tommaso amò veramente quella ragazza, che era stata costretta per denaro, per fare, diciamo, a fare un mestiere, insomma, non a livelli, diciamo, alti, era un indicato, Tommaso era un politico, ma anche quell'episodio, come nel confrontarsi con Aristotele, con Averroè, come nello studiare la via del movimento, la via della causa inefficiente, la via della contingenza, la via della finalità, la via dei gradi di bellezza e di libertà degli eroi. Tommaso, oltre i veli del lente, cercava l'essere stesso su se stesso. O Gesù, che ora ti vedo velato, fa che accada quello che ardentemente brava, che ti veda faccia a faccia della tua gloria, non sia beato. Amen e grazie. Ma i destini di questi due
personaggio, questi due eminenti, ecco, esponenti del pensiero filosofico e teologico medievale, San Bonaventura e San Tommaso, però hanno a livello di promozione della santità due destini completamente diversi, perché San Tommaso, dopo la sua morte e dopo un momento in cui le sue teorie sono condannate nel 1277 dal vescovo Jean Tompier a Parigi, ha però una, grazie anche al sostegno dell'ordine dei predicatori, diede all'eredità intellettuale di Tommaso e però un successo soprattutto a partire dagli anni 80 del 200, perché quelle condanne di Tompier in realtà furono diedero una spinta, furono un motore, diciamo, che mise in moto, diciamo, una spinta propulsiva che mise in moto una serie di dinamiche che portarono poi alla canonizzazione di Tommaso d'Aquino il 18 luglio del 1323 all'opera di Giovanni XXII. Io alla fine devo ringraziare il dottor Calì per avermi invitato qui a Fossanova, e che è per me un ritorno all'origine, perché la mia famiglia è di Monte San Giovanni Campano, e quindi io ho scorrazzato nel castello dove San Tommaso è stato mio zio dimostrò, perché negli anni 20 c'è stata una diatriba tra Rocca Secca e Monte San Giovanni, perché San Rocca Secca pretendeva che appunto San Tommaso fosse stato imprigionato lì, perché il castello si trovava lì. Invece questo lontano parente scrisse due articoli su questo argomento. Quando fece la tesi di laurea li ritrovava in Vaticana, proprio con l'autografo, e per me fu una. E quindi ho ritorno pure anche alla sociologia che l'ha fatto la mia figlia. Grazie. Grazie a tutti, chiaramente sono contentissimo di aver dato, di aver fatto questo cambiamento. Io devo ringraziare l'amministrazione, in primis di La Pirozza, che è stata la committente giusta per cambiare una festa che era diventata un po' troppo festa, diciamo così, e che non aveva avuto troppo riguardo per il luogo sacro e per le bellezze che c'erano. Quindi giustamente abbiamo, grazie al Maurizio Carino, l'Italia medievale, abbiamo cercato di riportare anche alle origini quello per cui era nata questa festa. Spero, insomma, di esserci riuscito. Grazie a voi sicuramente è riuscita molto meglio, perché, insomma, diciamo che è stata una cosa importantissima. Purtroppo mi hanno chiamato di corsa da 20 posti e non sono riuscito a sentire tutto, però poi mi farò, c'è la telecamera che ha ripreso tutto, quindi ci tengo a sentire tutto qua, e vi ringrazio ancora tutti quanti per essere qui. Grazie. Buonasera, io devo dire subito che sono in veste di fondatore del Centro Studi Fossano Vesco, Tommaso d'Aquino, qui nel 2006, e non come docente dell'Università di Verona, dove insegno filosofia medievale umanistica, una cosa un po' collaterale. L'ordine che è stato stabilito in queste relazioni, che si è deciso proprio all'ultimo momento, mi sembra che sia stato davvero molto giusto e azzeccato, perché ci siamo commossi dalla teologia e dalla filosofia verso la storia, io direi quasi dal cielo verso la terra, e questo tramite è stato proprio il professor Cinelli vicino a me, il direttore di Memoria Domenicae. E io dunque cercherò di essere ancora più terrestre, sia perché sono fossanovese e sia perché vorrei proprio parlare del rapporto di San Tommaso con questo luogo. E il tempo è poco, io non sono abituato a parlare così tardi, ve lo dico subito.
c'è un problema. Per quale motivo San Tommaso decide e sceglie questo posto per morire? Lo dice due volte, nella biografia del Titocco, nella testimonianza di alcuni testimoni oculari che parlano dei processi di canonizzazione degli ultimi giorni che ha passato qua. Sono giorni misteriosi, soprattutto proprio gli ultimi 3 mesi della sua vita sono direi misteriosissimi, dalla metà di dicembre del 73 fino al 7 marzo del 74. Lui dice: ho scelto questo posto via Premilegi Eum, è una citazione biblica questa, ma lui la adatta perché San Tommaso, come è stato detto, ha sempre la Bibbia in mente. È una tessitura continua di citazioni, è qualcosa che ha memorizzato in modo straordinario. Allora voi direte: ma come poteva conoscere così la Bibbia? C'è un documento parigino della metà del 200, lui è antico lì all'università, e qualcuno dice di lui che aveva accumulato in una vita ancora molto breve un tesaurum rei literarie, cioè una tesaurizzazione, una capitalizzazione incredibile che poi mette a frutto in una breve vita che si conclude e c'è questa continua tessitura, cioè questo gioco con le fonti, è un San Tommaso che a volte è anche ironico e non ce ne accorgiamo, non ci accorgiamo della sua ironia, come non ci accorgiamo dell'ironia dei profeti se leggiamo la traduzione greca o latina della Bibbia, capisci l'ironia solo se vai a vedere l'ebraico, no? Dell'Antico Testamento. Questo è lo spirito di molti profeti che ci sfugge. E io vorrei dire, questa scelta secondo me di San Tommaso per Fossanova non è una scelta occasionale o dettata da una contingenza della salute. In fondo non sappiamo bene se sia venuto lungo la costa o se sia arrivato dalla Via Latina passando per Monte Cassino, ma comunque a un certo punto i testimoni dicono che nel castello di Maenza, in Firmavit, cioè lui si ammalò a Maenza, forse era andato a trovare la nipote, però sembra che sia caduta lì questa malattia. Un San Tommaso che stava anche bene, cioè, è vero che negli ultimi tempi aveva dato segno un po' di strani squilibri, a un certo punto la sorella Teodora cerca di parlare con lui verso la fine di dicembre, inizio gennaio del 74, e dice a Reginaldo, che era il privernese, suo segretario e accompagnatore, e dice: ma gli parlo e sembra che non mi capisca, tu gli sei sempre vicino, che dici, che ti è successo? E sembra che avesse appunto inciampato in un legno, in un albero che era precipitato all'altezza di Teatro. E qui anche si aprono misteri, per esempio c'è Raimondo Spiazzi, un grande studioso che per me è poi stato anche l'iniziatore al tommismo, perché qui nel 74 venne Paolo VI e Raimondo Spiazzi scrisse una bella biografia che poi ripubblicò 2 volte. E quindi sono stato iniziato col genere di tomismo e sulla sua biografia. E lui dice, Raimondo Spiazzi dice: questi giorni di traffico nella campagna della Marittima è un zigzag che non riusciamo più ad afferrare. Nelle testimonianze del processo di Napoli Fossanova sembra addirittura che andando verso Lione, dove il Papa l'aveva chiamato, si ferma e torna a Napoli ancora e poi riprende ancora la strada per venire di qua. E ripeto, comunque stiano le cose, dovunque sia passato per arrivare a Fossanova, è certo che lui sceglie questo posto. Ed è probabile che lo scegliesse perché aveva esatta consapevolezza della santità di questo luogo. Buondì, fratello! Buondì! Dove andate di buono? A valle, a Castello di D'Aquino. Stai attento, scendendo a valle incontrerai molti pericoli. Sì, non lo so, lo so. Dovresti incontrare i soldati stirati. No, ti preoccupare, non so come andare. Che il cielo ti aiuti, fare buono. Anche a voi. Addio.
lasciato il suo lemo e si diresse lentamente verso la piana del contado Aquilano. Prego. Visitatore perché può godere di una visione molto realistica del Medioevo e della vita moderna.
molto lungo, e gli abbiamo dato una veste romanzesca, un po' come una donna si fa il make-up, cioè il suo volto è quello, però lo abbellisce con dei colori accessori. In realtà è fatto di storia al 100%, con licenze poetiche veramente minime. Da dove viene questa storia? Io ho cominciato a studiare i documenti dell'Archivio Segreto Vaticano nel 1994 da studentessa, appena dopo la laurea, quindi ho una ventina d'anni di ricerche alle spalle, mi sono dedicata al processo dei Templari e ho scritto diversi libri, saggi storici sul tema, raccogliendo una quantità di appunti che formano un settore piuttosto caotico della libreria di casa mia, fogli sparsi dove ci sono cose che non ho scritto nei miei saggi, per motivi più svariati, primo fra i quali il fatto che un saggio deve essere sintetico, asciutto, oggettivo. Lo storico non sempre è legittimato se entra nella psicologia dei personaggi storici e in qualche modo fa un esame delle loro passioni, delle loro motivazioni. Siamo sempre tentati di vedere, specialmente i potenti, come delle persone molto razionali che operano delle scelte del bene e del male, spinti dalla testa. La storia è completamente diversa. Abbiamo figure di uomini, anche politici prestigiosi, i quali compiono degli errori atroci, spinti in realtà dalle passioni, ma per fare un esempio alla portata di oggi, pensiamo a Bill Clinton, un grandissimo politico, un grandissimo governatore che si è fatto incastrare per queste intemperanze con le giovani stagiste della Casa Bianca. Gli uomini del passato non erano migliori e soprattutto gli eventi della storia hanno sempre più conti, più verità. E quando si scrive un saggio, per non far impazzire chi legge, occorre dare un profilo un po' ambiguo, quindi un po' schiacciato, se vogliamo, dei fatti, tacendo alcune verità importanti, perché altrimenti non riusciremo, tra l'altro, a stare in un numero di pagine ragionevole. Tutti questi appunti del mio, come dire, scomparto riservato, li ho fatti confluire in una saga che è un racconto con andamento romanzesco. Questo significa che i personaggi parlano, ci sono i virgolettati, cioè dicono le parole, determinate parole, ma anche quelle ho cercato di riprodurre esattamente il testo delle fonti tutte le volte che ho potuto, e così vediamo come faccio un tavolo, che è uno dei protagonisti della vicenda, il quale parla in dialetto della campagna romana del suo tempo, che noi conosciamo grazie alla cronaca dell'anonimo romano, e vediamo Filippo il Bello, un po' l'anima nera di tutto, un altro grande protagonista della storia, che in alcuni momenti parla nel suo francese, che non è quello attuale naturalmente. Ma soprattutto il racconto narra la storia di un momento difficilissimo, che è quello della nascita dello Stato moderno, in un mondo in cui si pensa ancora che la vita dell'uomo sulla terra sia dominata da due pilastri, la Chiesa, il Papa, che è l'uomo verso Dio, e l'impero, che è il potere sacro sulla terra. In questo mondo, un uomo come Filippo il Bello, che in realtà raccoglie anche l'eredità di suo nonno, San Luigi IX, inventa lo Stato laico, ovvero non ateo, ma svincolato dal controllo della Chiesa. Ha in testa uno Stato monarchico e nazionale, tutti i francesi raccolti sotto una sola corona, uno Stato dove ci sono pensioni, dove ci sono stipendi e una serie di ufficiali statali i quali servono il benessere della comunità. È qualcosa di completamente alieno dal suo tempo, dove fra l'altro la Chiesa in tutti i suoi ranghi costituiva una fetta della società che godeva di enormi privilegi. Che ha delle fondamenta, anzi al 90% storia, ci sono degli argomenti, delle particolarità che le note che abbiamo messo, le poche note per non appesantire il testo che abbiamo messo, naturalmente non riescono a illustrare bene. E quindi Barbara ha avuto la capacità e anche cioè,
di creare un blog su internet che possa servire per amplificare tutte le tematiche che vengono elencate nel libro e di cui ha parlato proprio adesso, come si vestiva, come si mangiava, come gli indebitamenti di Filippo il Bello, e ogni articolo che Papa mette su questo blog è un tassello in più per capire meglio il Medioevo e naturalmente anche il libro. L'indirizzo del blog è all'interno del libro, quindi chi vuole può andarlo a visitare, e questo crea una sorta di collegamento tra il lettore e il libro e l'autore. L'editore, va bene, è sempre un po' marginale, così, però è un qualcosa che è in più, perché molte volte quando si legge un bel romanzo si arriva all'ultima pagina e sì, e poi uno potrebbe continuare e cerca ancora altre pagine per continuare la storia. Qui naturalmente finisce la storia, però si può continuare magari non la storia, ma quantomeno il mondo in cui la storia è inserito, e si può continuare a vivere e a capire meglio il livello. Quindi è vero che questo è un romanzo, ma in effetti è anche un saggio romanzato, non è un romanzo storico, ma forse è anche il contrario. Mi sono dimenticata di dire una cosa importante, il titolo, Presti cercato, è una frase latina che ha un significato doppio, meglio il verbo resti ha un significato doppio, accanto significa segreto, o meglio ciò che sta racchiuso dentro un'arca e che pertanto è inviolabile, non si vede, si sa che esiste, ma non è possibile attingere ad esso. Respice significa due cose: custodisci e guarda, ovvero contempla il segreto e anche trattienilo per te. È la frase, una formula magica che Arnaldo, il catalano, ha scritto, inciso su questo medaglione che viene donato da Maddalena Caetani, la nipote di Bonifacio VIII. Il medaglione è particolare proprio perché contiene questo amuleto, il quale esigerà sulla ragazza un potere protettivo, interagisce con lei, questo secondo la più pura concezione medievale, secondo la quale l'oro, i metalli, le gemme interferiscono con i pensieri, possono anche purificarli, addirittura migliorare la chiarezza del pensiero. E questo arcano che cosa sia? Il lettore lo scoprirà solo alla fine, naturalmente. All'inizio lo stesso Arnaldo Catalano confessa di non conoscere l'esatta natura dell'arcano, perché questo movimento respice arcano gli era stato trasmesso dall'alchimista che gli aveva insegnato l'arte regia, cioè appunto la pratica alchemica, senza però rivelare. Erano pratiche che dovevano essere vissute, non si poteva rivelare tutto perché l'apprendista doveva vivere e arrivare ad una sua verità, maturata con sofferenza e con lo studio di anni. L'alchimista, all'inizio della saga, ha l'idea che questo arcano sia l'oro superbo. Ho parlato del potere dell'oro che è usato nella medicina del tempo, ma il testo scritto dal catalano Rosario dei Filosofi, parla di due qualità di oro: l'oro terreno, che è quello che muove le guerre, compra tutto, e poi c'è un oro diverso, l'oro superno, per quale i trattati di alchimia parlano in maniera molto allusiva, ambigua e misteriosa. Che cos'è questo oro superno? È qualcosa che dona all'uomo l'estrema felicità e la sua completezza, una specie di santo grale, e andare verso la scoperta di questo oro superbo, di questo arcano, è anche lo scopo che ha Maddalena, la quale riceve l'amuleto, diventa consapevole che si tratta di un oggetto magico particolare che gli dona una realtà diversa, ed è profondamente presa dal desiderio di capire, di arrivare in fondo alla verità della vita, l'arcano che cosa sia. Quindi tutto ciò che è di razionale e di aristotelico c'è nella mente di Filippo.
antico il bello, che ragiona sempre all'uso antico, dov'è, cioè morso tua vita mea o cose di questo genere, viene tutto da San Tommaso, quindi mi perdoni l'intrusione, però c'è una presenza forte e un legame. Ecco, quindi il collegamento invece l'abbiamo trovato. Ecco, grazie.